8:50, buongiorno con noi in compagnia di Marco Pieri, Board of Dreams, il gioco da tavolo sul baseball che abbiamo visto in precedenza. Adesso ne torniamo a parlare poi Marco. Prima però ti volevo coinvolgere sulla scia del servizio che abbiamo visto in precedenza, questa rapina con cinque donne imbavagliate in una villa che sembrava quasi una sorta di bunker, poi in realtà così non è stato. Insomma, microcriminalità, chiamiamola come vogliamo, ormai mi sembra che nessuno si può sentire più sicuro, no? No, lo stavamo dicendo un attimo fa. Probabilmente l'assenza di pene certe o questa rivoluzione che dovrebbe essere sempre in atto da parte del governo italiano nel dare la sicurezza al cittadino che è una persona che fa un crimine, qualsiasi esso sia, più grande o più piccolo, questo poi venga scontato nella Debba poi maniera, scontare una pena, debba poi no? scontare e venga scontato nella maniera giusta. E probabilmente ci marciano sopra molte persone. Eh sì, in altri paesi dobbiamo dire la situazione è un po' diversa, tu che hai anche viaggiato molto. Sì, è molto diversa in tanti paesi, ognuno ha i propri problemi. Noi Sì, abbiamo questo e certo. dicevamo appunto prima, rimaniamo più a carattere locale, ma poi è una questione nazionale più che locale. Senti una cosa, tornando a cose più leggere come al tuo gioco che abbiamo visto in precedenza, davvero molto simpatico, carino, che sicuramente può dare una mezz'ora di svago, no? E soprattutto vi fa imparare anche quelle che sono le regole del baseball. Una cosa forse non l'abbiamo detta, che il tuo gioco, ideato e poi presentato a suo tempo anche a Lucca Comics and Games, ha avuto l'avallo proprio della federazione. Sì, la Federazione Italiana sponsorizza questo gioco, mi aiuta a pubblicizzarlo a carattere nazionale e io faccio di contro un po' di pubblicità al baseball e quindi alla federazione nelle varie città d'Italia. Questo 2015 vedrà il secondo campionato nazionale sponsorizzato da federazione, a breve avrà inizio, in fine settimana definirò tappe e date nelle 10 città italiane dove mi presenterò con il gioco. Ci sarà poi un premio messo in palio dalla federazione. Quindi c'è proprio un campionato italiano che la prima edizione si è svolta qui da noi a novembre, se non Allora, sbaglio, la prima a edizione si Lucca Comics and Games. ha iniziato subito dopo Lucca Comics and Games la prima tappa e poi è terminata ad aprile e a settembre il vincitore, che si chiama Andrea ed è di Lodi, è andato assieme alla nazionale italiana all'europeo di Ah, poi c'è Germania un contro europeo Germania. addirittura anche. Beh, c'è stato quest'anno, purtroppo l'Italia è arrivata seconda, però Vabbè, il insomma, è campione arrivata di Board of seconda. Dream è andato Chi a ha viversi vinto? Chi ha vinto? l'Olanda, Ma il nostro rivale. era squadre quello, no? Nazionali, europeo Nazionali, nazionale. Sì, nazionali, sì, sì, sì. quindi, vabbè, però siamo arrivati secondi, Eh sì. non male direi, no. Tra l'altro, Marco, tu sei un ex giocatore oppure possiamo dire ancora un giocatore di Beh, baseball? chiamiamolo già ormai ex No, non so, giocatore. non ti voglio dare dell'ex a tutti i No, costi, però. no. Non mi alleno più con la frequenza che dovrebbe essere data a qualsiasi sport, per cui ormai chiamiamoci Diciamo ex. sulla via, Facciamo, esatto. dell'ex, dai. Sono un amatore ancora. Ecco, sei Un come ruolo? Un esterno. esterno. Quindi Esatto. sul diamante, appunto, lo dice la parola stessa, Sono all'esterno del diamante, sei esatto. all'esterno del diamante. Quindi cosa aspetta l'esterno? Qual è È l'evoluzione del gioco? la palla battuta dall'avversario che se è in aria deve essere raccolta prima che tocchi terra, oppure una palla che sta rotolando, raccoglierla e lanciarla più velocemente possibile verso le E quindi per completare tecnicamente e fisicamente, quali basi. devono essere le Tecnicamente caratteristiche di sono un buon esterno? beh, la velocità, il colpo d'occhio e come tutti gli sport di squadra, il saper giocare in squadra e ascoltare e dare suggerimenti ai compagni per fare la miglior difesa possibile. Ma nel baseball, che poi diciamo la versione femminile, il softball, qual è si parla sempre di ricevitore, di lanciatore, qual è il ruolo diciamo, anche più Beh, affascinante? lanciatore e ricevitore sicuramente sono quelli che hanno più tempo la palla in mano. Ogni ruolo è affascinante e ogni ruolo può essere giocato da qualsiasi persona, per cui non ci sono persone alte che possono giocare come nel basket e meno magari le basse che devono eccellere in altre cose, in realtà nel baseball si può essere alti, magri, grassi Vabbè, ora e sì, ognuno quello ha il suo sì. bel Ecco, ruolo, per cui ora ti ognuno sei si appassiona al proprio. No, ti sei salvato in calcio d'angolo e ti spiego perché. Perché poi quelli del basket magari ci chiamano e dicono: no, ma in realtà, sai, playmaker, anche se per dire, Ah no, abbiamo visto infatti. dei casi un po' al limite, no? Proprio nell'NBA di playmaker proprio molto, molto piccoli, no? Esatto, Però però sono devono avere i delle grandi playmaker, può qualità. avere Beh, anche una statura, diciamo, relativamente normale, non è sì, devono avere comunque delle grandi qualità per eccellere Sì, in no, un mondo di giganti, quello è vero. ma poi devono avere tutte quelle doti atletiche che effettivamente poi in altri sport si possono avere anche, diciamo, forse un po' meno, perché il basket, non so se lo hai,
praticato, oppure se lo hai seguito in gioventù, lo hai seguito un po'. Il basket è uno sport veramente, anche a livello di allenamento, di preparazione, è pesantissimo, molto duro, è pesantissimo, molto duro, veramente. Io ho visto degli allenamenti anche delle nostre squadre, che pure, voglio dire, anche quando c'era la pallacanestro Lucca o le ragazze delle Mura, veramente allenamenti molto duri, hanno dei ritmi sopra le righe. Vabbè, senti una cosa, tornando ancora al gioco, poi proseguiamo naturalmente con le altre cose. Quanto tempo ti ci è voluto per arrivare al momento della presentazione di questo gioco? Allora, ho stimato circa 16 anni, non certo di lavoro continuo, però 16 anni nel momento in cui ho iniziato a pensare a questo gioco. Io lo avevi pensato, esatto, 16 anni fa, di più, perché ora è già... Beh, adesso è già qualche anno, quindi 19 anni fa. 19 anni fa. Sono circa 3 anni. Quindi quando hai cominciato a giocare, hai subito avuto l'idea di dire un giorno voglio creare qualcosa che mi... Sì, la presenza dal, forte... Dal campo, dal diamante, da metterlo su un tavolo. Vedi? Esatto, su la presenza forte della passione per lo sport, che si gioca prettamente in estate, l'inverno è un po' lungo e allora serviva qualcosa per rendere l'inverno un po' meno lungo. Immagino che anche i bambini possono... Sì, ci possono giocare anche i bambini per... Lo dirai un attimo che lo facciamo vedere ancora, perché magari non tutti ci hanno seguito dall'inizio, e facciamo rivedere ancora questo... Il cartellone, no? Quello che nella tombola si chiama il cartellone. Sì, sì, sì. Il cartellone, il vedete, questo è il diamante, no? Dicevo, i bambini, immagino, come tutte le cose, imparano ancora prima. Ti dirò di più, mi hanno insegnato a spiegare ai grandi il gioco. Ma loro te l'hanno insegnato? Sì, sì, assolutamente. Ho fatto un regolamento con 2 pagine per spiegare un'azione che un bambino di 10 anni mi ha preso per mano e mi ha spiegato lui. In 4-4-8. In 4-4-8, come poterla... enunciare ai grandi. Da allora faccio così e tutti capiscono in 4-4-8. Le carte quante sono poi complessivamente? Complessivamente nella tua squadra sono 150. Ah, accidenti, quindi sono tante. Sì, sono divise in 50 per il lancio, 50 per la battuta e 2 squadre da 25 giocatori. Ecco, qui leggo strike, no swing, naturalmente tutte... poi ancora fastball, questo cosa significa? Allora il gioco del baseball, ogni lanciatore ha le proprie caratteristiche di lancio, sa lanciare più tipi di palline, quindi quelle che sono più veloci, più lente, che tendono ad ingannare il battitore. C'è una tecnica di lancio, perché poi il battitore non te la becchi subito, esatto, e ti faccia fuori campo. Ho raccolto per aiutare il pubblico italiano ad avvicinarsi al baseball il tutto in 3 macro categorie, che sono fastball, curveball e dropball, le 3 palline colorate blu, rossa e gialla, e semplicemente ti dicono essere una palla dritta, una palla che curva, una palla che scende e quindi che cade vicino all'area di strike. Quindi con le carte, coi dadi, cioè hai proprio ripercorso quello che succede nella realtà di una partita in base a qui anche alla fortuna della carta che peschi, no? Beh sì, in realtà è sempre la gestione del manager, ci sono un tot di carte da avere in mano, si possono pescare o scartare, la pesca o lo scarto equivalgono a delle penalità o dei guadagni. Ho capito, è molto... È una gestione, è una gestione. Davvero affascinante. Noi andiamo a vedere, ne approfittiamo, e qui arrivi comunque alla conclusione, no? Chi vince alla fine? Vince chi? Chi fa più punti. Chi fa più punti... Non c'è il pareggio nel baseball. Non c'è il pareggio. Qui si arriva comunque, no? Io stavo dicendo questo, si arriva a una conclusione, si arriva alla base, dalla base, e poi si arriva a... Bisogna fare il giro delle basi per fare un punto. È quello che dovrebbero fare le poste. Ah, bene. L'ho presa un po' larga, no? È quello che dovrebbero fare le poste, cioè consegnare la posta. Sarebbe tanto semplice, dici tu, no? Che prima parlavamo di microcriminalità, ora parliamo di posta. Quello che succede invece, devo dire, soprattutto qui nella zona di Lucca, è che ultimamente c'è gente che si è ritrovata con che gli sono arrivate le bollette, che sai, una cartolina d'augurio, a parte oggi gli auguri non si mandano purtroppo, si è persa anche questa vena poetica, si mandano le mail, no? Ma diciamo una cartolina d'augurio così, dici, mi è arrivata una settimana dopo, amen, magari pensavo che quello non mi avesse fatto gli auguri, in realtà me l'aveva fatti, l'ho anche guardato male, no? Ma le bollette poi scadono e dopo si pagano le more, che può essere 1 euro, non so quello che è di preciso per quando pagate in ritardo, a parte che è successo a tutti, qualcosina si paga, e poi comunque una scocciatura, perché fai anche la parte di quello che non paga, non è puntuale, no? E questo perché la posta non arriva, e questo è un grosso problema. Allora andiamo a vedere questo servizio, perché adesso il problema è diventato talmente grosso che se ne è parlato anche
c'è stata una riunione in prefettura. Un'intesa tra comuni e Poste Italiane per aggiornare gli indirizzi a cui far arrivare la corrispondenza e limitare al massimo gli errori e i disguidi nei recapiti. Il protocollo, promosso dalla prefettura, è stato firmato dai sindaci di Altopascio, Barga, Capannori, Forte dei Marmi, Massarosa, Monte Carlo e Porcari, cioè i territori che nei mesi scorsi avevano segnalato forti ritardi nella consegna della posta. La prefetto Giovanna Cagliostro ha ringraziato la stampa e in particolare Noi TV per aver dato risalto alle proteste dei cittadini, ma ha anche sottolineato che questa intesa non risolve certo tutti i problemi nel recapito della posta, e questo lo hanno ribadito anche i sindaci della Piana, anche alla luce delle proteste per le tante bollette arrivate già scadute a gennaio. In questo caso non c'entrano gli indirizzi, semplicemente tra Natale e Capodanno la posta non è stata consegnata. E le proteste dei cittadini ci sono state anche a Barga. Le proteste arrivavano intanto recentemente, prima dal centro storico di Barga, poi dalla zona di Fornaci di Barga. E Poste Italiane hanno risposto dicendo che subito dopo le festività la situazione sarebbe tornata normale. Questo allora vuol dire che in un determinato periodo non c'è stata anche da parte di loro di una consegna normale con il personale normale. Cioè non ci può essere un periodo dell'anno in cui un servizio come questo viene meno. E quindi ecco, proprio per questo a maggior ragione chiediamo a Poste Italiane un impegno serio e costante per tutto il periodo dell'anno. Anche in occasione della firma del protocollo, gli addetti di Poste Italiane non hanno voluto rilasciare dichiarazioni al nostro microfono per rispondere alle proteste di questi giorni, in particolare nel Morianese. Allora, noi Marco dobbiamo subito andare in pubblicità, ma quando torniamo, so che io non lo sapevo veramente, continuavo a guardarti per lanciare questo servizio delle poste, ma credimi che chiaramente non sapevo che anche tu sei una delle vittime. Eh sì. Vabbè, allora ascolta, andiamo in pubblicità, poi torniamo, vediamo anche i giornali, quelli nazionali, sempre con la vicenda del terrorismo in Francia, insomma, di quello che è successo nei giorni scorsi, e poi con tutto il resto, a tra poco.